Parliamo ora di ambiente e delle scelte da fare per preservare il nostro territorio dall'invasione delle società petrolifere. Una proposta di legge che una volta tanto mette d'accordo tutti, non solo in seno al Consiglio regionale, ma anche alle associazioni di categoria solitamente più attente e critiche per la tutela dell'ambiente nella nostra regione. Stiamo parlando della legge firmata in calce direttamente dalla Presidente Chiodi, altro segnale politico importante che sbarra la strada ad ogni scellerata iniziativa di petrolerizzazione del territorio abruzzese e lo fa a 20 giorni dalla scadenza della moratoria contenuta nella legge regionale 14 del 2008 e anteponendo alla mappa dei titoli minerali altri tre prospetti grafici sul piano paesistico, sulla sismicità e sui territori vitivinicoli, in base ai quali sono proibite invasioni petrolifere. Noi riteniamo che gli obiettivi che la Giunta regionale si dà siano pienamente condivisibili e soprattutto guardano all'intero territorio regionale e non solo alla costa teatina. Sicuramente vi sono delle imprecisioni di carattere terminologico, come noi abbiamo rilevato, ma quello che a noi dà maggiore soddisfazione è che la Regione, di fronte alla deriva petrolifera, guarda molto alla sua pianificazione e alla sua qualità territoriale. Chiediamo alla Regione di stabilire nella legge di adottare questo piano in tempi rapidi e certi e nel frattempo di stabilire anche una moratoria così che il nostro mare non si trasformi in una piattaforma. Tutto questo anche a difesa di un'iniziativa del governo centrale che prosegue per mettere in campo una legge che avrebbe davvero dell'incredibile, cioè quello di esautorare le regioni da qualsiasi tipo di competenza in materia.